Ciao a tutti, benvenuti a questo incontro online del Festival Fuori Luogo di Biella. Per questa edizione speravamo di vedervi tutti qui alla Biblioteca Civica della nostra città, dalla quale siamo in diretta, e accogliere il pubblico e gli ospiti. Purtroppo il virus è tornato e abbiamo dovuto prendere la decisione di spostarci online. Nell'incontro di oggi sarà nostra ospite Loredana Lipperini. Innanzitutto complimenti per il libro perché è veramente stupendo, a microfoni spenti e di un'attualità e di una potenza incredibile. Grazie di cuore. Mi ha colpito molto perché nel tuo blog hai scritto "Non esiste preveggenza" in uno degli ultimi post, o forse un pochino più vecchi. Eppure leggendo La notte si avvicina, non si può non pensare che forse un po' Loredana Lipperini faccia parte di quella congrega di streghe, sibille, che tanto ben descrive La notte si avvicina, perché hai saputo predire benissimo in realtà i tempi che viviamo, pur scrivendo un libro, iniziando il libro parecchi anni fa. Vorrei proprio partire da lì. Come è nato il libro che all'apparenza sembra scritto in questi giorni di epidemia, ma sappiamo appunto nei ringraziamenti essere nato qualche anno fa? Ma non solo anzitutto grazie per l'invito, ma non solo nei ringraziamenti, però i più pazienti che andranno a spulciare sul blog o addirittura nella cronologia di Facebook sanno che io ho cominciato a parlare di questo libro appunto nel 2016, nell'estate del 2016, e che ogni tanto andavo a postare qualche cosa di quello che io stessa andavo imparando, studiando la storia delle epidemie, studiando la storia della peste. La preveggenza, secondo me, non esiste, o meglio esiste, ma non è una faccenda di streghe e sibille in questo caso, anche se le streghe e le sibille mi sono carissime, evidentemente. È quella postura, se vuoi, che porta alcuni scrittori a immaginare qualche cosa che potrebbe accadere dai nostri comportamenti. Facciamo il solito esempio che tutti si aspettano da me, e quindi lo faccio: Stephen King. Stephen King scrive L'ombra dello scorpione, The Stand, alla fine degli anni 70, e in quel caso va a prevedere non soltanto una pandemia di superinfluenza, Captain Trips, ma anche e soprattutto le reazioni delle persone alla pandemia, che forse è la cosa più interessante, forse è la cosa su cui io trovo più somiglianza, semmai la cosa che ha turbato più me, che ho scritto La notte si avvicina del lettore, perché non è tanto che scoppi un'epidemia di peste, nel mio caso di Covid, nella realtà, è il modo in cui le persone reagiscono all'epidemia, che io trovavo, ho trovato in modo così sorprendente anche per me, ripeto, rispondente al reale. In realtà poi così sorprendente non è, perché noi esseri umani non cambiamo così tanto, cioè le cronache della primavera scorsa, ma anche di queste ultime giornate ce lo dimostrano: c'è sempre questo disperato tentativo di trovare un colpevole, c'è sempre un disperato tentativo di porre fine al nostro timore, alla nostra insicurezza, alla nostra paura, diciamolo, cercando la responsabilità in qualcun altro, che siano i runners, che siano gli aperitivi, che siano i giovani, che siano i vecchi. Questo non importa, c'è sempre bisogno di prendersela con qualcuno. E questo succedeva, lo ha scritto meravigliosamente Alessandro Manzoni nella cronaca della colonna infame, anche nelle grandi epidemie di peste vera, dei secoli passati. Come è nato? È nato a Lampedusa, come scrivo nei ringraziamenti, ma è nato durante una residenza letteraria che però arrivava, se vuoi, in un momento in cui ero già carica di preoccupazione da quello che vedevo intorno a me. Mi sembrava che stessimo avviandoci precipitosamente verso un generale stordimento, verso così un generale allontanamento dall'idea di comunità. La famosa disaffezione dello spirito, in cui io parlo spesso nelle presentazioni della notte si avvicina, che non è un'espressione mia, è un'espressione degli antichi cronisti della peste, che dicevano sempre che prima del flagello vero e proprio arrivava come un'indifferenza, una disaffezione, e a volte questa disaffezione era spunto per divinità iraconde per punire gli esseri umani con i flagelli, a volte semplicemente predisponeva quegli stessi esseri umani ad accogliere qualche cosa che li colpisse. E nasce così, nasce però dall'insieme, se vuoi, di tanti piccoli particolari, di tante piccole e grandi morti che abbiamo dimenticato. Ci sono molti casi di cronaca nera poi raccontati nel libro, piccoli casi ma reali, che mi sembrava potessero dare l'insieme,
di quella disaffezione dello spirito. Di dare la peste vera e propria, in realtà, mi è venuta sia a Lampedusa, quando ho incontrato questo edicolante che aveva cura del piccolo cimitero dell'isola, e per accogliere e dare sepoltura ai corpi dei migranti si imbottiva la mascherina di erbe aromatiche, come facevano i medici della peste nelle grandi epidemie. Ma non molto tempo dopo è stata data una notizia, una piccola notizia che io ho fatto mia e ho trasformato poi, ho piegato alla mia narrazione, di un ricercatore che aveva effettivamente isolato le proteine dello Yersinia pestis andando a frugare nei registri milanesi dei decessi per peste. Ovviamente nella realtà non è possibile che da quell'episodio poi si scateni un contagio, ma un romanzo non è la realtà e quindi l'ho usato. La cosa che mi ha colpito molto è che nell'epoca, tu hai citato prima Stephen King, il paese di cui parli nella notte si avvicina, ricorda per molti versi il Derry di It, in un momento storico in cui la letteratura mantiene lo sguardo ad altezza d'uomo, tu sei stata capace in realtà di guardare al paesaggio, ai luoghi e a renderli animati e capaci di portare un dolore, di essere maledetti. Questo paese, la cosa che mi ha quasi sconvolto è che a questo paese viene tolta parola. È un paese che viene mutato, viene mutolito, e che non può parlare. È un paese che viene colpito dalla peste, ma nessuno deve sapere che la peste l'ha colpito. È una cosa molto strana, invece, guardando l'attualità dei fatti d'oggi, in cui invece la parola ci è stata donata. La parola è una cosa molto importante. Io credo che in un momento in cui il corpo viene meno, non possiamo più toccarci, non possiamo più abbracciarci, possiamo ad ancorarci al peso della parola. Però ci sono questi due estremi. Il paese della notte si avvicina, in cui la parola viene completamente annullata, e la nostra realtà, in cui la parola, forse c'è anche una sovraesposizione della parola. Come si equilibria questa cosa? Beh, io ho voluto andare a Valle Scura, che è il mio paese inventato, come tanti. Poi, come sai, la letteratura è piena di luoghi che non esistono. Anche Kenta Ruffo ha inventato un luogo che non c'è, e non solo Stephen King l'ha fatto con Derry e con Castle Rock, con tutti i luoghi che non ci sono. Valle Scura è un paese, somiglia a un paese, anzi a due che io conosco. Uno è nelle Marche, l'altro invece non è lontano da Roma, è nel Lazio, dove vivono effettivamente i miei suoceri, e io ho unito i due immaginando questo paesone crudele, in un certo senso, comunque che ha desiderio di auto-isolarsi, che espelle ogni possibile estraneità, ma ovviamente questo è la proiezione in un luogo piccolo di quello che avviene a livello più grande. E ho immaginato che il contrappasso per questo paese, che era stato colpito due volte dal terremoto, come purtroppo nelle mie Marche è avvenuto davvero, poi semplicemente in tempi spostati rispetto a quelli del romanzo, che è ambientato nel 2008, quindi evidentemente i terremoti reali a cui mi riferisco sono quelli del 97 e quello del terribile del 2016. Però se durante i terremoti quell'affollamento mediatico c'era stato, e quindi il paese ricorda benissimo l'accerchiamento dei giornalisti, che come è avvenuto davvero, chiedevano loro come si sente e entravano nelle case vuote fotografando il piatto di ravioli lasciato a metà sulla tavola per dare quel tocco di realismo crudele, feroce, che si chiede a determinati servizi giornalistici. Questa volta io l'ho condannato al silenzio, che è esattamente in fondo quello che desiderava, cioè desiderava di non essere visto, di non essere narrato, e questo ha avuto, solo che quel silenzio è mortale. E del resto però, se improvvisamente ci catapultiamo nel mondo reale, questo poi è stato, le nostre città sono diventate silenziose e deserte. Certo, sono state iper raccontate, ma la realtà, non la sua rappresentazione, evidentemente di silenzio era fatta. E quindi che fosse un paese senza parola mi sembrava, allora, mentre lo scrivevo, la giusta vendetta, in un certo senso, nei confronti di un paese che era incapace di concepire il bene. Certamente, quando poi l'abbiamo attraversato e lo attraversiamo tuttora tutti, mi è sembrato semplicemente reale. L'altro grande protagonista al di fuori della peste e dell'epidemia è l'essere femminile, la maternità
e il concetto anche di stregoneria, forse. Chi sono le streghe che abitano Valle Oscura? Chi sono le streghe che abitano La Notte Si Avvicina? Sono delle madri? Sono delle donne che hanno un conflitto con la figura di madre, con la figura di figlio? Ci si viene da chiedere, forse è più strega una vecchia che non ha mai avuto figli e che vuole difendere un paese ed è disposta a tutto per difendere un paese, o sono più streghe delle madri all'apparenza buone ma capaci di sottrarre il figlio a qualcun altro? Chi sono secondo te le vere streghe di oggi e se sono così diverse dalle streghe che hai voluto raccontare tu? Allora, le streghe reali, le vere streghe di oggi continuano a essere le donne, evidentemente, continuano a essere le donne che non hanno una rappresentazione che sia, come ti posso dire, ancora lontana dagli stereotipi, per cui è molto semplice. Tu vedi soltanto quando si sviluppano le discussioni sui social e c'è qualche donna che prende parola, magari la prende con forza, subito viene tacciata di essere una strega. Ovviamente non viene bruciata sul rogo, non materialmente, però insomma è molto semplice che ci si accanisca nei confronti delle donne, e anche con termini molto violenti, cioè è la realtà dei fatti, non è una deformazione, succede tutti i giorni, succede sempre. Ma quello che interessava a me è rappresentare davvero queste tre facce di una presunta stregoneria, perché non sono streghe canoniche le mie. Certamente c'è una presenza magica all'interno del bosco di Valle Scura, e certamente quello che a Valle Scura accade è forse il volere di una divinità che alle streghe è comunque molto vicina, forse, naturalmente, perché le divinità sono molto difficili da rappresentare, in genere sussurrano e non si mostrano in tutta la loro evidenza. Quello che posso dire io è che la parte nera della maternità corrisponde un po' a uno dei sintomi della peste, così come la intendevo, la disaffezione dello spirito, laddove per l'appunto Maria, che è uno dei personaggi, delle protagoniste, si vede sottrarre i figli per volontà di un gruppo di madri che, quando questi figli sono molto piccoli, decidono di denunciarla al tribunale dei minori. Perché? Perché vogliono che i loro figli abbiano la strada spianata e qualsiasi elemento di disturbo, anche lieve, lievissimo, come normale tra bambini piccoli di 6-7 anni, venga allontanato. E questo è assolutamente reale. Io l'ho visto accadere quando i miei figli erano piccoli, quindi parliamo della fine degli anni 90, inizio degli anni 0, lo vedo ancora ripetersi con forza oggi. Si tende ad espellere tutto quello che potrebbe turbare la nostra vita. Una cosa che mi ha colpito e che non ha direttamente a che vedere con il romanzo, ma in un certo senso lo conferma, è come in questi giorni convulsi di seconda ondata, dove si cerca affannosamente il famoso colpevole, quindi che siano i vecchi e che siano i giovani, siano quello che vuoi tu, e nelle singole bacheche si parlava soltanto della propria esperienza personale, e per esperienza personale intendevo il mio quartiere, la mia casa, i miei vicini, e quindi a seconda del punto di vista della persona che parla o che scrive, i vicini saranno tutti vecchi cattivissimi che vanno a giocare a bocce o prendono gli aperitivi, o giovani cattivissimi che ugualmente vanno a prendere gli aperitivi ignorando ogni norma. Io, il mio piccolo luogo. C'è ormai una trasformazione del noi in io, che per il romanzo era già uno dei sintomi della peste. È solo che è drammaticamente vero, e si sta dimostrando drammaticamente vero anche ora. Quindi io ho usato la maternità, perché purtroppo è uno dei lati oscuri della maternità, perché molto spesso sono madri, anche oggi, quelle che parlano e dicono: ma insomma, cosa succederà ai miei figli? È quello che succede a tutti noi, ahimè, ma dai flagelli si esce sempre uniti, non separati. Questo ci insegna la storia delle epidemie nei secoli: si vincono quando ci si unisce, e noi invece, nella realtà, come nei romanzi, restiamo disuniti. Credi che sia questa, è questa forse la paura più grande che dovremmo avere, l'indifferenza nei confronti dell'altro, del diverso? Sì, io ho provato a raccontare questo, io ho raccontato una storia, naturalmente, perché questa è una storia di tre donne, una storia di un paese, la storia di che va anche a interpellare su cosa sia davvero il bene, cosa sia davvero il male, su chi
è capace di compiere il male e chi invece è capace di fermarlo. È una storia di invenzione, evidentemente, però è una storia che nell'invenzione, anche nel deragliamento continuo, nel fantastico, io credo racconti molte cose di noi, perché la letteratura fantastica, horror, gotica, chiamala come vuoi, fa questo. E in questo io credo ho sempre scritto, di fatto, quando non scrivo saggi ho sempre scritto romanzi di questo tipo, la letteratura fantastica cerca di farti vedere la realtà facendo finta di raccontarti qualcosa che non esiste. Ritornando sul bene e il male, cos'è per te il bene? Cos'è per me il bene? Difficilissimo dirlo. Forse il bene puro non esiste, così come non esiste il male puro. Io non ho mai creduto nei personaggi totalmente buoni o totalmente cattivi. Mi piacciono i personaggi fitti di chiaroscuro. Infatti quello che in queste prime giornate dopo l'uscita del libro mi fa molto piacere è che ci sia molta attrazione per il personaggio di Saretta, che in teoria è la villain, è l'antagonista negativa del libro, però sono contenta, perché quello che volevo poi da questo personaggio, che fosse compresa anche nelle sue parti umane, cioè non esistono i cattivi a tutto tondo. Che cos'è il bene per me? Se posso citare Gramsci, è non essere indifferenti. E il male? Esserlo. L'indifferenza. Per non rubarti troppo tempo, volevo chiudere riprendendo un altro estratto dal tuo blog. Scrivi: non avrei scritto senza di lei, scrivo pensando a lei. C'è sempre un personaggio che si chiama Chiara e sempre ci sarà, ed è quello a cui sono più affezionata. Chi è questa Chiara? Chiara è Chiara Palazzolo, che è scomparsa nel 2012. Io appena ne ho l'occasione ribadisco che è stata la più grande scrittrice gotica italiana, capace di creare una lingua straordinaria, una lingua complessa, cioè un po' in barba a chi ancora oggi, che tocca leggerlo ancora nel 2020, dice che la letteratura fantastica ha solo pretese di letterarietà. Chiara veniva dalla letteratura cosiddetta mainstream, cioè dalla letteratura non di genere, e ha portato una lingua sperimentale saramaghesca, se mi passi il termine, e all'interno del gotico. Chiara è stata anche la mia migliore amica, e no, non avrei cominciato a scrivere senza di lei, perché quando io ho letto Non mi uccidere, io scrivo saggi sostanzialmente, ma quando ho letto Non mi uccidere, che è il primo capitolo della sua trilogia di Mirta Luna, ho detto: vedi che però anche in Italia, nonostante le diffidenze, nonostante le nostre grandi madri del fantastico siano alle nostre spalle, e parlo di Anna Maria Ortese, di Paola Masino, di Gilda Musa, di tutte coloro che, diciamo così, che ci hanno preceduto, ecco, nonostante ci siano alle spalle molti di questi nomi che ho pronunciato, tranne quello di Ortese, non siano ancora ricordati, c'è qualcuno che ancora può riportare quella forza nella narrativa di genere, che in genere tende a chiudersi in nicchia e quindi a farsi leggere fra iniziati, come non aspirando ad altro che alla pura trama. Chiara non aspira, aveva delle trame straordinarie, ma non era pura trama, è anche linguaggio. E da quel momento ho pensato, beh, forse posso farlo anch'io, perché era qualcosa che avevo sempre desiderato fare, ma non me l'ero mai permessa. Grazie a lei me lo sono permessa. E grazie a Chiara che ci ha permesso di leggere così i libri di Loredana Lipperini. Al di fuori di lei e oltre a lei e oltre al genere fantastico, chi sono tre streghe della letteratura italiana che non possiamo non leggere oggi? Streghe nell'accezione più buona del termine. Parliamo del passato, perché si parla sempre del passato per correttezza, evidentemente, perché poi non voglio infilarmi, perché ne ho tantissime. Favoritismi tra colleghi. Non sarebbe bello nei confronti delle altre, ecco, una Anna Maria Ortese, evidentemente già citata. L'altra che mi piacerebbe venisse riscoperta, e forse c'è un lento tentativo di riscoprirlo, è proprio Paola Masino. Paola Masino, che ha davvero esplorato a modo suo il genere. L'altra, ti faccio i nomi che ho già fatto effettivamente, perché sono di genere, è vero, però permetterebbero capire meglio come il genere sia tutt'altro che secondario, è proprio Gilda Musa. Gilda Musa, che è stata una fecondissima autrice di fantascienza soprattutto,
ma non solo. Se poi dobbiamo uscire dal genere, di nuovo Ortese, naturalmente, ma poi ce ne sono tantissime, Morante, evidentemente, Sibilla Leramo, ma tutte, cioè, io penso che è difficile dirne soltanto tre, mi sento già in colpa per aver escluso Natalia Ginzburg, cioè, sono tutte le nostre grandi madri, anche se poi è vero che si nomina soltanto la pur gigantesca Elsa Morante, dimenticando tutte le altre, andrebbero rilette tutte, anche le contemporanee. Pensi che un giorno la parola genere possa scomparire? Del genere letterario, secondo me è già scomparsa, nel senso che Antonio Caronia, che è stato un grandissimo studioso dei generi, e dei generi ovviamente letterari fantastici, aveva già preconizzato prima di morire diversi anni fa che il genere sarebbe stato riassorbito. Infatti io non considero La notte si avvicina un libro di genere, un libro che si muove con dei canoni del genere, quelli chiamiamoli così, esistano già, voglio dire, parlando di un gigante come Murakami Haruki, ma Murakami Haruki scrive fantastico, Kafka sulla spiaggia è una storia di spettri, 1Q84 è una storia di viaggi nel tempo, soltanto che non lo diciamo. C'è sempre questo timore, no? Nel dire, no, vabbè, ma quella è letteratura. Bene, sì, e la letteratura dunque può e deve accogliere elementi che non siano realisti. Tandra Newman dei Cieli, che è uno dei libri più belli che io ho letto lo scorso anno, è un romanzo che usa potentemente il fantastico weird, come vogliamo chiamarlo, però esce da quei canoni, quindi forse dovremmo smetterla di, perché è una faccenda tutta italiana questa, e di sistemare i libri negli scaffali a cui si ritiene appartengano. Un augurio per il futuro in chiusura. La notte si avvicina, è vero, è un racconto quasi spaventoso sotto certi punti di vista perché ci mette faccia a faccia con la realtà che viviamo, ma forse è capace di regalarci un raggio di sole, una speranza per il futuro. Qual è la tua speranza per il futuro? La stessa che c'è nella notte di avvicina, si avvicina nelle persone più giovani, evidentemente, che siano in grado di camminare su un mondo diverso e di riaprire e far riabitare le case della peste. Grazie mille Loredana, speriamo anche noi insieme a te. Grazie per averci regalato questo libro incredibile che La notte si avvicina. Ti auguriamo il meglio e grazie ancora. Io lo auguro a voi, grazie. Grazie, ciao, buona serata. Ciao!